Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Melix Game per le risposte al FAQ. Andiamo immediatamente a leggere e rispondere. Farò una cosa molto breve, spero. Prima domanda, io leggo là perché le domande ce le ho di là. La prima domanda me la pone Racconti per bambini, che chiede: volevo sapere cosa ti ha portato a diventare una youtuber che fa gaming. Perché gaming e non qualcos'altro? Gaming perché adoro giocare e come un maschio, proprio lo ammetto, mi sento a volte molto masculo. E, appunto, mi piace giocare e quindi ho pensato di rendere partecipi anche voi nei miei game. Spero di averti risposto, Maria. La seconda domanda me la pone MDN75 e chiede: ma se un giorno il conte Vlad III di Valacchia bussasse alla tua porta, quale sarebbe la tua reazione? Allora, caro MDN, metti che la porta sia di là, no? Ed entrasse il conte Vlad. Io avrei questa reazione. Amore mio, era una vita che ti aspettavo. Venga. Capito, no? Penso di essere stata spiegata. Terza domanda di video fix: se avessi la possibilità di essere vicino a qualcuno, con chi vorresti stare? Dunque, togliendo le persone che non sono più nella mia vita, perché non ci sono più e che vorrei per un attimo riabbracciare, direi che in questo momento vorrei stare con una persona che attualmente sta distante da me. Ok, fix. Andiamo avanti e proseguiamo con Last Blue, che mi chiede: se tu potessi rinascere nelle vesti di un animale, quale sceglieresti? Sceglierei assolutamente, senza ombra di dubbio, un pipistrello, perché adoro i pipistrelli, tanto che me ne sono tatuata uno sulla schiena. Perché il pipistrello? Perché, sebbene sia un animaletto che penso susciti un po' di paura in tante persone, provate a pensare che non è altro che un topolino tenerosissimo, carinissimo, con due ali bellissime, e quindi per me è un piccolo angelo nero. Vado avanti con le risposte. Ancora video fix, rispondo ancora a lui perché questo ragazzo mi segue dai primi video, quindi teniamocelo buono e caro. E mi chiede: hai una persona nel cuore? Sì, ce l'ho. Poi chi c'è? Chess Video Game, che non mi fa una domanda, bensì un'intervista. Risponderò a qualcuna delle sue domande. La tua serie preferita? American Horror Story, senza ombra di dubbio. Preferisci pizza o bracciole e patatine? Io non mangio carne, ragazzi, quindi pizza e patatine. Ti piacerebbe essere la Mu? Preferirei essere Bia, la sfida della magia. Quanto fa 3.475 per 6.700?
89. Non ho la calcolatrice per il momento. Non ho la più pallida idea per il momento. Ti sei mai fatta fare le carte? Sì, me le sono fatta fare una volta e ci ha preso pure. Inquietante. Bevi il tè al bergamotto? Sfidio. No, non l'ho mai provato, non so nemmeno che gusto abbia. Mi piace molto la tisana al finocchio. Jolly Show chiede. Aspettate, non sei. Ecco. Hai mai fatto fantasie erotiche su un personaggio di un videogiochi? Penso di aver risposto prima con il Conte Dracula. Poi mi si chiede cosa ne pensi della lettura. Penso che tutti dovrebbero dedicare molto più tempo alla lettura che a qualsiasi altra cosa. Io sono una persona che magari legge 3 mesi di tutto, poi smette, comincia a fare qualcos'altro, poi smette, ne fa un'altra ancora, poi smette, ricomincia a leggere. Insomma, non sono mai quieta con i miei hobby. Comunque, like alla lettura, assolutamente. Fa bene a qua e a qua. Prossima domanda. Come è nata l'idea di aprire un canale YouTube? Me la fa ridere ed emozionarsi. Emozionarsi. L'idea non mi era venuta assolutamente. Io ho iniziato caricando dei video per salvarmeli perché essendo io molto casinista, se appoggio una cosa qui, dopo 2 minuti mi giro, non c'è più. E vuoi che siano i fantasmi, vuoi che siano i cani che me li fregano o sono rimbambita io. Fate voi, comunque sono una casinista allucinante, quindi cosa ho detto? Mi salvo i video su YouTube in modo di trovarli sempre. E non sapevo nemmeno come funzionasse la cosa degli iscritti, dei like, assolutamente niente. Poi più avanti, avendo comprato The Sims 4, ho pensato di iniziare a fare dei gameplay. Ma per sfizio personale proprio, era una cosa mia. Infatti se andate a vedere il canale Vita da Sim, vedrete veramente i miei primi video, che è una cosa vergognosissima. Non ve lo consiglio, però se volete andare a vedere sono là. Per chi amasse The Sims, allora sì, ve lo consiglio. John Fire mi chiede perché sono così gnocca. John Fire, tu sei sempre molto carino, davvero. Però onestamente non ti so rispondere. Se vuoi ti do il numero di telefono della mia mamma e potrai contattarla e chiedere magari come ha fatto ad impegnarsi così per fare una creatura così eccelsa. Avanti. Avanti. Cosa pelosa Alceo FX mi chiede se credo agli alieni e se sì, qual è il mio preferito. Credo agli alieni perché non sono così presuntuosa di pensare che nell'universo esistiamo solo noi, questa specie imperfetta, egoista. E vorrei fermarmi qui, quindi credo agli alieni e il mio alieno preferito è Cosa Pelosa. Per chi si chiedesse in questo momento chi è Cosa Pelosa, allora andate sul canale Cosa Pelosa al CEO FX e lo scoprirete immediatamente. Un bacio al CEO. Allora, andiamo avanti. Cosa ne pensi? Mi chiede Enomis TV. Di chi fa iscritto ricambi?
e subito dopo si cancella. Dunque, quando io leggo sotto ai miei video questo tipo di commenti, iscritto ricambi, innanzitutto mi viene l'istinto omicida subito, come il ciao bro, quasi. Poi, magari ogni tanto vado a dare uno sguardo al canale, se mi piace. Mi iscrivo, ma non è una regola per me. Iscritto ricambi non mi piace. Poi, notando magari che non sia nemmeno iscritto, allora la domanda mia sorge spontanea. Mi sta a pigliare per il beep? Ridere, emozionarsi, fa una seconda domanda. Se avessi in regalo un viaggio, dove vorresti andare assolutamente dai tempi di Fred Flintstone? Vorrei andare in crociera sul Nilo, magari non da sola, ma non ditelo. X pazzo XDND chiede, cosa pensi in questo momento, Melissa? Non lo posso dire, Daniele, non lo posso dire. E poi c'è Tony Crazy che non chiede ma dice, lui voleva iniziarsi il video con una frase tipo, cioè dovevo dire amo il mio figlio segreto. Il video è già iniziato, Tony, quindi faremo un finale boom. Direi che assolutamente amo Tony Crazy 4.0 che è il mio figlio adottivo preferito e lo amo tantissimo. Ragazzi, per il momento è tutto, magari ci sarà un prossimo FAQ, chi lo sa, vedremo. Nel frattempo un salutone a tutti, grazie a tutti coloro che continuano a seguirmi, nonostante la mia faccia cadaverica che durante l'inverno diventa bianca come la neve. Un bacio a tutti, dicevo, e al prossimo video.